Il prossimo inverno c'è il rischio che l'Italia possa correre il rischio di passarlo al freddo, con la carenza di forniture di gas e di energia elettrica, complice anche le mancate forniture dalla Russia, la mancata attivazione degli impianti di rigassificazione e soprattutto anche consumi che sono tutto sommato in crescita perché l'impresa, la manifattura sta andando piuttosto bene, anche se c'è una tendenza al calo. A tra poco sullo schiacciasassi. Cari amici vicini e lontani, bentornati a una nuova puntata dello Schiacciasassi da parte di Stefano Elena. Come da più parti si è sentito dire, e lo stesso governo lo sta propalando, il prossimo inverno c'è il rischio che gli italiani lo passino un po' al freddo, con la richiesta di ridurre i consumi e soprattutto di ridurre la temperatura nei luoghi di lavoro e di abitazione. Ridurre, come è stato chiesto, di 1-2 gradi la temperatura all'interno dei luoghi di vita e di lavoro non è sicuramente un dramma, anzi, può fare anche bene dal punto di vista della salute, perché uno dei problemi fondamentali che succedono al giorno d'oggi è che all'interno dei luoghi di lavoro e soprattutto delle abitazioni si scalda e troppo. Soprattutto nelle case non è possibile assistere a gente che nel cuore dell'inverno viaggia per casa come se fosse agosto inoltrato, praticamente in cantiere mutande. È opportuno prendere le dovute precauzioni e vestirsi un pochettino di più, ma non occorre mica andare a girare in casa col cappello, col cappotto e col colbacco. Basta semplicemente utilizzare una felpa un po' pesantina e soprattutto proteggere i piedi, perché se si ha i piedi freddi è da lì che si irradia la sensazione di freddo. Quindi un bel paio di calzettoni da quelli di montagna, anche a stare in casa, e si vedrà che il problema del tenere bassa la temperatura 18 gradi, ma anche si può andare anche un pelino più sotto, a tutto vantaggio della salute e del portafoglio, passerà via come se niente fosse e quando arriveranno le bollette ci si accorgerà che invece la soluzione è stata estremamente efficace. Oltretutto, anche dal punto di vista della salute ci si guadagna perché le vie aeree sono molto meno secche e soprattutto c'è meno sbalzo da quando si passa da un ambiente riscaldato a quello esterno freddo, dove in molti casi si innescano fenomeni di raffreddori e di patologie del tronco respiratorio. Ma veniamo un po' alla questione energetica tout court. Il problema grosso è quello che l'Italia, come al solito, arriva tardi e impreparata alle sfide del momento. Sull'onda di quella che era la direttiva, l'impronta della gestione merkeliana dell'energia e dell'Europa negli anni scorsi, l'Europa si è legata a mani e piedi alle forniture russe, il che era anche da un certo punto di vista giustificato, erano convenienti, erano economiche, erano molto più disponibili, ma soprattutto dietro c'era lo scenario della Germania che mirava a diventare l'hub europeo del gas metano, ovvero sia quel centro di importazione e distribuzione del gas a favore di tutta l'Europa. Una realtà naturalmente che non era gratis, perché quando uno diventa un centro di arrivo e di distribuzione del gas, dopo su queste attività, su tutto il gas che passa attraverso le sue mani, applica una percentuale di intermediazione che va a beneficio delle proprie casse. Quindi era un beneficio, un intervento tutt'altro che disinteressato, anzi molto peloso, come spesso e volentieri è successo negli ultimi 15 anni di governo della Merkel, che al governo finito ci si accorge che non è stato a tutta luce quello che è stato il governo di Mutti. Ma il problema in Italia è che, nonostante si possa fare di più, la politica rifugge ancora da quelle che sono le proprie responsabilità di scegliere, di fare delle scelte mediamente a medio e lungo termine per il bene del paese. Si va avanti a suon di demagogia spicciola, con non, ovvio, sempre la politica, diciamo, più facile, quella non nel mio cortile, la politica NIMBY, quindi no alla nave rigassificatrice a Piombino, soprattutto, però la stessa amministrazione PD di sinistra in Emilia-Romagna dice sì, volentieri, a Ravenna c'è spazio per poterne fare una delle nave rigassificatrici e se per caso serve noi siamo disponibili a prenderne anche due. O la stessa cosa posso accadere in Friuli-Venezia Giulia con l'amministrazione regionale che anche lì si è dimostrata disponibile per poter ospitare un impianto di rigassificazione. Però l'impianto di rigassificazione, l'utilizzare il gas liquido,
può essere una strategia valida per l'emergenza, però non è affatto una strategia valida a medio e lungo termine, perché è un obbrobrio dal punto di vista dei costi, ma soprattutto dell'impatto, di quell'impatto ambientale che a parole tutti cercano di combattere per ridurre l'inquinamento causato dalle attività umane. Che senso ha andare a prendere gas presso giacimenti molto lontani che non sono collegati via metanodotto, liquefarlo, trasportarlo per nave, rigassificarlo ulteriormente e poi metterlo in rete con una procedura che costa la perdita di almeno il 30% dell'unità energetica di partenza del gas metano estratto, e soprattutto i costi che ci sono di queste operazioni qua, perché non sono affatto trascurabili. E chi si aspetta che con l'arrivo della capacità di rigassificazione capace di sostituire circa il 30% delle importazioni della Russia, che crede di avere un abbattimento delle tariffe energetiche, ma forse probabilmente è destinato a ricredersi in breve tempo. Piuttosto, e qua la politica deve essere richiamata a quelle che sono le sue precipue responsabilità di non nascondere la testa sotto la sabbia, è quella di dire: utilizziamo quanto più possibile quelle che sono le risorse nazionali, che sono molto meno costose, ma soprattutto anche molto meno ambientalmente impattanti. Perché a chi dice che no, non si può andare a mettere dentro una trivella nel mare o a utilizzare i pozzi già scavati, già operativi, che con il Troiano Pite 6, che è stato approvato solamente pochi mesi fa, sono stati messi fuori produzione. L'Italia ne ha chiusi praticamente quasi 200 su 224 che erano censiti. È una politica del tutto sbagliata, è una politica controproducente anche per l'ambiente, perché, come dimostrano i pozzi che erano in produzione davanti alle coste marchigiane, davanti l'estrazione di gas in corso, è fiorita la natura, tant'è vero che è diventata un'area protetta Natura 2000. Peccato solo che le caratteristiche di un'area protetta Natura 2000 siano incompatibili con l'attività estrattiva mineraria, gas compreso, e quindi si è dovuto chiudere il pozzo. A un'assurdità. Se col pozzo funzionante la natura è fiorita, perché si deve andare a chiudere il pozzo che non ha nessuna emissione nell'ambiente circostante? Vallo a sapere. L'unica soluzione qua è, l'unica giustificazione è che nell'area di rispetto del pozzo era impedita la pesca, e come tale, se non c'è la pesca, la natura e i pesci stanno nelle vicinanze per evitare di essere pigliati. Mica stupidi sono. Ma il problema è anche un altro. L'Italia, secondo le ultime statistiche, le ultime previsioni, è tutt'altro che povera di energia. Ne ha, e molta, e potrebbe averne anche molto di più se si fossero fatte le giuste attività di prospezione e di indagine che negli ultimi 15 anni sono state sospese per via di tutte le varie politiche demagogiche più o meno paraambientaliste. Al momento attuale sembra che siano accertate circa 100 miliardi di metri cubi di riserve di gas, che potrebbero essere interessanti se fossero utilizzati per assicurare i consumi di una percentuale minima, per qualche decina d'anni. Però se si fossero applicate già da tempo quelle tecniche moderne che Eni ha sviluppato e con le quali ha prodotto i giacimenti giganti di fronte alle coste israeliane e libanesi e anche nel delta dell'Egitto, le cose potrebbero sicuramente cambiare, perché non è affatto detto che nei giacimenti che sono stati trovati a largo della Sicilia, ma anche nel fondale del Mar Adriatico, i giacimenti siano quelli che al momento sono noti. Potrebbero essere molti di più, forse anche 3-4 volte di più. E con 3-4 volte di più di capienza, di potenzialità, le cose sono destinate drasticamente a cambiare. Anche per il fatto che una produzione nazionale di gas eviterebbe di fare la figura del giocondo nei confronti dei paesi drempettai, perché guarda caso Croazia, Albania, Montenegro, la stessa Grecia non stanno mica con le mani in mano, hanno già incominciato a trivellare, guarda caso proprio sulle linee di confine tra l'Italia, e mentre l'Italia sta ferma a fare il bel gesto di dire ah, io il gas non lo vado a estrarre perché sono ambientalmente corretto, però vai a inquinare molto di più a portarlo, a trasformarlo e quant'altro, e quindi anche lì dove sta la difesa dell'ambiente? Vallo a sapere. Noi riusciamo a pagarlo di più con le importazioni piuttosto che andare a estrarre le nostre produzioni, e stiamo a vedere gli altri che stanno estraendo gas potenzialmente anche nostro, perché sotto naturalmente nel fondale del mare non ci sta il confine, non c'è la linea gotica che impedisce al gas italiano di essere estratto dalla Croazia, dall'Albania, dal Montenegro, dalla Grecia e quant'altro. E quindi gli altri
pompano gas a basso prezzo e forse ce lo rivendono con tanto di beffa, mentre gli italiani, da bravi tonti che siamo, anzi che sono i politici attuali e probabilmente anche quelli rientranti, stanno a vedere, stanno a baloccarsi. E poi nel campo delle prospezioni minerarie, dobbiamo ricordare che a Ravenna esiste uno dei principali poli petroliferi d'Italia, d'Europa e soprattutto del mondo, che, perché complice le politiche del no alle attività sul suolo italiano, sono passati rapidamente da 15.000 posti di lavoro a poco meno di 3.000, tutti occupati all'estero. Anche qua, se le politiche italiane fossero mediamente lungimiranti, questo non sarebbe accaduto, non si sarebbe dovuto pagare spese di assistenza sociale per i disoccupati e soprattutto non si sarebbero disperse professionalità di elevato valore. E anche qua, se pensiamo che una delle due navi rigassificatrici verrà in servizio solamente alla fine del 2024, perché in questo momento è occupata con altri contratti, qua bisognerebbe chiedersi anche se quei 400 milioni che è costata la nave, che verranno messi a terra solamente tra 2 anni circa, se fossero stati messi a rimettere in pista il polo petrolifero ravennate con un'accelerazione notevole di quelle che sono la ripresa dell'attività dei pozzi in essere e delle nuove prospezioni, probabilmente si sarebbe fatto un maggior beneficio economico ambientale per l'Italia piuttosto che andare a comprare una nave rigassificatrice usata. Cari signori, bisogna cercare di avere delle politiche reali e anche col voto del 25 settembre bisognerà provvedere a mandare al potere delle persone che non siano foderate di sterili demagogismo ambientalista, della logica NIMBY e quant'altro. Bisogna essere concreti, pragmatici, lungimiranti, perché le politiche, soprattutto in campo energetico e ambientale, sono una cosa seria e non possono essere gestite da degli sprovveduti capaci solamente di berciare. Cari amici vicini e lontani, in questa puntata dello Schiacciasassi giunge al termine. Prima di salutarvi vi ricordo di iscrivervi al nostro canale per darci la forza di andare avanti con questa voce libera, autorevole, indipendente e soprattutto fuori dal coro. Da parte di Stefano Elena, un saluto e un arrivederci alla prossima puntata. Ciao!